È andata bene anche oggi, dai, vediamo sempre con sono piacere qua, eh. No, sono contento davvero, ma Vai, raccontacelo dopo. prima di tutto ho messo la palla in mezzo, purtroppo è andata un po' lunga, anzi per fortuna è andata un po' lunga, e poi Luca mi ha messo una grandissima palla, ho tagliato sul secondo palo e poi ho fatto gol. Una grande festa al 91esimo sotto la curva, nella serata in cui c'è stata la contestazione annunciata dei tifosi nei confronti del presidente, però avete ritrovato un grande affetto della curva nord. Infatti, volevo dire prima, sono contento per il gol, ma soprattutto sono contento per questa grandissima vittoria di squadra, ci voleva proprio, soprattutto per dare continuità. E sì, per quanto riguarda, la contestazione, abbiamo dimostrato che comunque noi ci siamo. Gabriele, hai iniziato chiaramente come quinto, però a differenza della partita della Dacia Arena, Dorazio dal lato tuo, Casasola dal lato di Cristiano Del Grosso vi hanno costretti a stare un po' più bassi. Cambiato tutto quando vi siete messi 3-4-2 nel secondo tempo, lì siete stati voi a spingere molto, perché? Sì, nel primo tempo loro erano bravi diciamo, a contrastarci subito, a non darci spazio. Poi magari sono calati un po' fisicamente e appunto anche con il cambio di modulo, tra virgolette, siamo riusciti a spingere un po' di più. Gabriele, una vittoria importante che in casa mancava da 3 mesi. Tornare a conquistare i 3 punti davanti ai tifosi, quanto può essere importante, oltre che per la classifica, anche per il morale? No, sicuramente è importantissimo. È stato bellissimo vincere così, anche se abbiamo sofferto, però davvero è stato veramente bello e molto importante. La risposta al mancato arrivo del bomber è Gabriele Zappa. No, vabbè, Bomber vero, direbbe qualcuno. Ma io sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra. E non c'è due senza tre, domenica prossima ci sarà la partita di Chiavari con l'Entella, prenoti il terzo gol consecutivo. Ma speriamo, speriamo, dai.